L'Orchestra di Fiati Santa Cecilia sta per farci ascoltare la marcia sulla tomba dei Cagnottisti di Domenico Bastia. Domenico Bastia, nato a Taranto nel 1858, si diploma giovanissimo al Conservatorio San Pietro Maiella di Napoli. Diventa direttore di compagnie liriche di giro e del primo concerto bandistico comunale di Taranto. Il nome di Bastia è legato soprattutto alla marcia funebre a Gravame, al cui suono inizia la notte di Giovedì Santo, la chiesa di San Domenico, il pellegrinaggio della Vergine Addolorata alla ricerca del figlio. Marcia composta da Domenico Bastia nel 1891 in occasione della morte del suo carissimo amico Giuseppe Gravame, a soli 36 anni, capobanda del complesso bandistico tarantino diretto dallo stesso Bastia. Si tramanda che l'improvvisa morte dell'amico lo spinse a comporre la marcia in 24 ore, tanto da poterla eseguire al suo funerale. Un'altra marcia di Bastia, riscoperta da Giuseppe Gregucci nel 2011, è Lo Starnuto. Dello stesso autore conosciamo biograficamente i titoli di Miserere, a mio figlio, compare amato, Funereo, a Vincenzo Fusco, Il tuffo di mia moglie, Mannaggia città mannata, ma non abbiamo ad oggi nessuno spartito che ne attesti l'esistenza. Altra famosissima è la tomba, è sulla tomba dei Cagnottisti, questa marcia che stiamo per ascoltare, una delle composizioni più belle, armoniosa ma di difficile esecuzione. Venne composta nel 1898 ed eseguita per la prima volta a Roma nel 1900 in occasione dei funerali di Re Umberto I dalla banda municipale di Taranto. Il titolo Cagnottisti rimanda ad un gioco d'azzardo chiamato a Taranto A Cagnotte, di cui Bastia pare fosse un accanito giocatore. Si racconta che la polizia all'epoca lo sorprese mentre a casa sua giocava clandestinamente con un gruppo di amici. Per questo motivo furono costretti ad abbandonare le riunioni e il maestro compose goliardicamente questa marcia dedicandola appunto ai cagnottisti sulla loro tomba perché non avrebbero più potuto giocare. Sulla tomba dei cagnottisti di Domenico Bastia.